Allora ragazzi, come in ogni video, chiedo i 500 like qui sotto per video di questo genere, per continuare a fare video di questo genere. Ricordate che i like sono importantissimi per far vedere a me, youtuber, quanto voi tenete sia al canale che a video di questo tipo. Quindi spolliciate 500 like. Prima di iniziare il video, ragazzi, ancora un'ultimissima cosa. Questo è il primo video di due che usciranno oggi. Questo probabilmente uscirà verso le 11. Poi nel pomeriggio, ragazzi, dopo le 2, non so se verso le 3 o le 4, uscirà un secondo episodio di Pokémon Go che sarà un gameplay. Quindi non perdetelo e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti, ragazzi, qui Alec. Oggi siamo qui per un nuovo video veramente, veramente figo su Pokémon Go. Diremo due cose che non tutti sapranno, soprattutto una, cioè il livello massimo raggiungibile da un giocatore e anche quanti punti ci vogliono per raggiungere l'ultimo livello limite e tutti i livelli massimi raggiungibili da tutti i Pokémon di Pokémon Go, cioè quanti punti lotta massimo possono raggiungere i vostri Pokémon. Poi linkerò anche il link del video qui in descrizione, ma seguite il video perché dirò tutte queste cose. Iniziamo subito dal livello del giocatore. Allora, il livello del giocatore, ragazzi, molti ho sentito dire che pensano sia 100, in realtà non è vero. Qualche giorno fa è uscita un'indiscrezione che in pratica il livello massimo è il 40, e mentre i premi verranno dati fino al livello 20, premi, poi dopo il livello 20 non ci saranno più premi per il level up, e fino al livello 30 crescerà la nostra possibilità di trovare Pokémon a punti lotta sempre più alta. Cioè, quindi fino al 30 crescete a livello di questo parametro qua. Dopo il 3, dal 30 al 40 non cresce niente. E per salire dal 39 al livello 40 ci vogliono ben 5 milioni di punti esperienza, quindi una cifra esorbitante che sicuramente non sarà facile raggiungere in tempi brevi. Per quanto riguarda i premi che si danno da livello 1 a livello 20, adesso farò apparire un'immagine in sovraimpressione e potete consultarli al volo. È un'immagine figa perché ha anche le immaginine associate e potete capire tranquillamente quali sono i premi disponibili, quindi se li volete vedere, volete tempo per consultarli, mettete in pausa e guardateli. Ma passiamo alla parte più figa, i livelli massimi raggiungibili da tutti i Pokémon. Qui a schermo, ragazzi, guardo lì perché probabilmente voi vedrete un video della schermata che ho io adesso davanti. Come vedete ci sono i Pokémon in ordine alfabetico e a fianco c'è il livello massimo in punti lotta. E come vedete, per esempio, Bulbasaur ha un livello massimo di 1071, cioè voi non potrete fare crescere un Bulbasaur sopra quel livello. Venusaur ha un livello massimo di 1580, Charizard di 2602 e Blastoise di 2542. Quindi Blastoise ha quello con i punti di lotta più bassa. Però poi bisogna vedere la vita, ragazzi, i PS, che sono molto importanti. E a quanto ho capito non hanno un livello massimo, ma sono molto casuali, non si sa ancora bene da che cosa dipendano. Comunque, il link di questa pagina lo trovate in descrizione, adesso li scorrerò lentamente tutti e magari dirò qualcosa sui più notevoli. Diciamo che per il momento quelli starter sono i più alti, Poliwrath raggiunge il livello degli starter 2505, Arcanine 2983 molto alto come punti lotta, e anche Machamp 2594, Golem 2300. Rapidash è molto basso, Slowbro 2597 punti lotta massimi, e 2600 Mach, Cloyster 2000 soli, anche Gengar 2078 massimi, Hypno 2184 e via discorrendo, Rhydon 2243, 2043 Kangaskhan. E poi arriviamo alle bombe, cioè quelli 2980 Lapras, alto anche lui, e anche Gyarados 2688 è il livello massimo di un Gyarados, e 2800 quello di Vaporeon, 2140 quello di Jolteon, e 2646 quello di Flareon, quindi Vaporeon è quello con i punti lotta più alti raggiungibili dei tre Pokémon evoluzioni di Eevee. Poi c'è Snorlax a 3100, 2009 Articuno, 3100 Zapdos, 3240 Moltres, che è quello più alto degli uccelli leggendari, Dragonite a 3005 e udite udite Mewtwo a 4144,75, il Pokémon con i punti lotta massimi raggiungibili. Ora, i punti lotta, ragazzi, sono importanti, ma non sono tutto. Come ho detto, contano molto i punti salute, l'attacco base e l'attacco speciale, ovviamente, e anche la taglia sia in altezza che in peso, perché influenza la velocità sia di schivare gli attacchi sia di attaccare, anche se ancora non si sa bene come, però è molto importante, quindi diciamo che questo è un dato indicativo.
Quindi il link di questo sito dove potete consultare questa lista è in descrizione. Penso di aver detto tutto sui livelli massimi, sia raggiungibili dall'allenatore che dai Pokémon. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo, mettete like, è importantissimo, raggiungiamo i 500 like per video per continuare a postare video di questo genere. Lasciate un commento con i vostri pareri e i vostri livelli massimi, magari dei Pokémon che avete attualmente. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Ricordate di seguirmi su Instagram, il mio Instagram è in descrizione, adesso apparirà anche qui a schermo. Dale che è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto.